Ciao a tutti, benvenuti al mio nuovo video e oggi voglio fare un video un po' chiacchiericcio di riflessione su un argomento che mi sta un po', diciamo, a cuore, ma insomma, che secondo me comunque è importante perché è comunque un mio modo di essere e quindi vorrei vedere se magari sono un po' unica o comunque un po' particolare o se invece è un modo di essere o comunque anche di pensare comune, e cioè il fatto di essere asociale e di vantarsi un po' anche dell'essere asociali e di farlo anche capire alle persone in un modo a volte spesso, anzi non troppo velato, ma anche con atteggiamenti abbastanza evidenti, a costo quindi anche di far magari restare un po' male, comunque far offendere le persone, pur comunque di mantenere la propria posizione di asociale. Allora, io ho riflettuto su questo mio modo di essere e ho trovato solo aspetti positivi, cioè io non riesco a trovare un qualcosa di negativo che mi possa quindi far cambiare o comunque un po' mitigare questo mio modo di essere. E quindi, se non siete d'accordo con me, se avete comunque altre idee, vi farebbe piacere appunto conoscerle. Io adesso vi elenco quelli che secondo me sono i lati positivi dell'essere asociale. Prima di tutto, innanzitutto, nessuno vi chiede dei favori. Cioè, quando comunque c'è un rapporto quindi di vicinato, quindi di comunque amicizia, no? Anche con i vicini, è inevitabile che ti vengano a chiedere dei favori, tipo anche di prestargli delle cose. E io lì, cioè, se qualcuno mi chiede in prestito qualcosa che è mio, io rabbrividisco, perché sono molto gelosa delle mie cose e non voglio che me le tocchi nessuno. Poi è ovvio che se qualcuno me le chiede difficilmente riesco a dirgli proprio di no, per cui prevengo il tutto e con il mio atteggiamento asociale, e quindi poi magari la gente ci pensa prima di venirmi a chiedere qualcosa in prestito. Così come avete presente quando avete un parente o un amico che magari inizia a fare il venditore, ma non perché magari apre un negozio, cioè vabbè, a parte quello, ma proprio il venditore, tipo anche quelli che vendono dei prodotti, comunque tipo, che ne so, Avo, no, per capirsi. E quindi inevitabilmente, ovviamente, vanno subito a rivolgersi ai conoscenti, e quindi essere asociale evita di dover comunque sentirsi in obbligo di acquistare, perché poi sarebbe inevitabile appunto non acquistare, e quindi ti evita comunque di acquistare cose che magari tu non vorresti o che magari non ti piacciono particolarmente, pur comunque di fargli un favore, no? E quindi c'è un risparmio anche di soldi ad essere asociale, o comunque i soldi li spendi ma per comprarci ciò che ti piace. E poi un'altra cosa che per esempio a me manda in bestia, che per fortunatamente non mi è stata mai chiesta, però succede, cioè quando un vicino o un amico va via in vacanza, te sei lo sfigato di turno che resta invece a lavorare e ti viene chiesto di badare, che ne so, a un animale che ha, o alle piante. Cioè, questa cosa io la trovo orrenda, perché io sto qui con il caldo, con il tempo brutto magari a lavorare, e tu stai lì in vacanza e io devo pure guardare le tue cose. No, quindi essere asociali, qui ho i miei appunti, evita che ci vengano chiesti dei favori. Quindi risparmiamo tempo, soldi, arrabbiature varie, e quindi io trovo questo tutto molto positivo. Poi
Un altro aspetto positivo di essere asociale è che nessuno ti invita, bene che ti va, alle feste, tipo compleanni, pranzi o cene di anniversari, che io odio, detesto, perché non mi va di stare troppo in contatto con persone anche che non conosco, che mi stanno lì vicino, che mi mangiano vicino, quelle cose poi lunghe che non finiscono più. E questo è quando ti va bene, perché quando ti va male ti invitano alle cerimonie, che sono ancora più lunghe e noiose, matrimoni, battesimi, comunioni, cose varie, perché poi con il fatto che io comunque in chiesa non ci entro, sono quindi costretta a stare fuori, quindi ad aspettare, che è comunque insopportabile lo stesso l'attesa, perché poi comunque sai che dovrai comunque annoiarti ai pranzi, alle cene. Quindi essere asociali evita qualsiasi tipo di invito, e anche qui, oltre che a risparmiare tempo, perché poi queste cose di solito capitano sempre nel fine settimana, quindi o il sabato o la domenica, che comunque sono gli unici giorni della settimana che chi lavora ha liberi solitamente e quindi può dedicarsi comunque alle proprie cose, e quindi eviti di perdere questo tempo e soprattutto risparmi anche in questo caso soldi per i vestiti, per i regali che magari, ecco, non vorresti fare. Io devo dire che sono anni che non vengo più invitata a niente e sinceramente non ne sento la mancanza. Poi un altro aspetto positivo di essere asociali è di non uscire fuori, quindi in giro, quindi anche peggio che va a cena o comunque a pranzo, quindi in un posto chiuso, con coppie che hanno bambini, che è orrendo, cioè stare in un posto con i bambini, soprattutto se devi stare comunque in un posto chiuso, fermo, con questi bambini che ti girano intorno, che ti mangiano vicino, un incubo, per non parlare poi del fatto che le mamme solitamente ti raccontano le disgrazie dei bambini, tipo le malattie, quanto stanno male, quanto sono stati male e le ricadute delle malattie, cioè che è meglio veramente spararsi. Quindi questo è evitato, così come nessuno ti invita a passare un weekend con loro o delle vacanze insieme. Anche qui, anche se ovviamente se si tratta di coppie con bambini, bene, meglio, ma anche se non sono coppie con bambini, in generale a me non va di dover viaggiare, comunque stare tanto tempo insieme ad altre persone, perché poi comunque devi assecondare anche i loro tempi, assecondare i loro ritmi, e non puoi quindi fare le cose come vorresti farle tu, è inevitabile. E a me sta cosa sinceramente dà fastidio, perché se io vado via in vacanza e mi voglio riposare, perché mi devo stressare e arrabbiare? Perché non posso fare quello che voglio? No, quindi evitiamo di dover andare in giro in gruppi, a coppie. No, ognuno per conto suo, e ognuno si gode quindi la vacanza a modo suo, fa quello che vuole e quando vuole. E secondo me questo è fantastico, così come anche in palestra. Io ho smesso di andare in palestra, io da quest'anno, cioè dal mese di maggio, non ci vado più e non ci andrò più. Mi alleno tutti i giorni a casa, perché anche lì io trovo insopportabile dover seguire i ritmi di persone che fanno parte appunto del nostro gruppo, che non ce la fanno a fare gli esercizi, e quindi che bisogna comunque fermarsi o comunque fare esercizi in un modo più leggero perché loro non ce la fanno. No, io sarò cattiva, sarò egoista, sarò asociale, io voglio fare le cose a modo mio e con i miei tempi, quindi mi alleno a casa. E poi la cosa fondamentale, a parte queste che comunque, ecco, ci fanno risparmiare tempo, ci fanno risparmiare soldi e anche un po' di arrabbiature, è che essere asociali ti evita
di essere baciata, toccata, o comunque di dover stringere la mano alle persone. A me mi è successo, raga, ve lo dico, che infatti poi la mia soddisfazione più grande è stata che c'era un tizio, un parente di un mio ragazzo, un tizio, che aveva questa mania che ogni volta che ti incontrava ti baciava sulla guancia, ma sapete proprio quei baci, non tipo guancia con guancia, che appena ti sfiori, che anche quelli mi danno fastidio, però... No, proprio il bacio, quello proprio a stampo, no? Che, cioè, a me se capitano queste cose, io sto lì con l'unico pensiero di dovermi lavare la faccia, e fino a che non me la lavo, non ci posso stare, soffro, sto male. E quindi io ogni volta che vedevo sto tizio ero terrorizzata da questo fatto che mi desse questo bacio. L'ultima volta che l'ho visto, ora non so, qualche anno fa, a qualche pranzo di qualche cerimonia, me lo ricordo nemmeno, io proprio chiaramente ho visto questo che mi si avvicinava e io mi sono proprio scansata, sono scappata, e questo mi fa: ma che non vuoi che ti bacio? E io: no, perché io sono un po' strana, non mi piace molto il contatto fisico. Ho visto che ci è rimasto un pochino male, ma chi se ne frega, ha capito che io quella cosa non la volevo, però io sono stata bene. A me, cioè, non mi dovete toccare, non mi dovete baciare, non mi dovete stringere la mano, ma perché mi dovete toccare? Perché mi dovete toccare? Quindi, questi sono tutti i lati positivi che io ho trovato dell'essere asociale e forse anche un po' egoista, forse anche un po' strana, con qualche fobia, però raga, io vivo più tranquilla, perché devo arrabbiarmi e sentirmi costretta a fare cose che non voglio fare, quando basta magari semplicemente comunque dirglielo alle persone, farglielo capire, no? Ci rimarranno male lì per lì, ma poi magari, ecco, se non si rivolgono a te per qualcosa, si rivolgeranno a qualcun altro. Pace, insomma, non è questo il problema, non è un problema mio. Quindi, questo è il mio modo di pensare, il mio modo di fare. Ovviamente io capisco di essere strana, di essere particolare, non voglio dire che io ho ragione e che tutto il resto del mondo che ama stare in compagnia ha torto, assolutamente no, anzi, forse è il contrario. Però insomma, ecco, mi è piaciuto fare questo video perché volevo condividere con voi i miei pensieri. Se mi lasciate qualche commento e mi fate sapere quindi se siete d'accordo con me o meno, sono contenta, e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che sotto trovate i link per tutti i social e vi aspetto anche lì, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.